il ruolo storico dei riformisti del nostro paese, la sfida per la governance degli enti locali e la buona amministrazione che parte dai territori per superare la crisi. Sono questi alcuni dei temi affrontati questa mattina durante la manifestazione Una sfida riformista per gli enti locali, organizzata dall'Associazione Gaetano Salvemini e a cui hanno partecipato diversi esponenti del mondo politico. Durante il confronto si è voluto puntare l'accento sulla deriva e la crisi che stanno subendo gli enti locali. Oggi si parla della sfida riformista per gli enti locali, allora come dovrebbero essere rivisti questi enti? Intanto dovrebbero riacquistare il ruolo che da qualche anno a questa parte, forse da qualche decennio, non riescono più ad avere. Non è possibile costruire un grande edificio se non si costruisce una base solida e forte. E la base è possibile crearla nello Stato attraverso gli enti locali. Questo era un paese delle autonomie locali, ma man mano hanno perso di significato e si è perso il contatto con la gente. Quindi ritornare a costruire l'ente locale funzionante che dà i servizi, dove tiene conto dell'uomo e lo pone al centro dell'attenzione, perché non è possibile costruire nulla se non si tiene conto dei bisogni dell'uomo. Che senso ha la politica se è una politica astratta o se serve solo alla gestione del potere per il potere? Cosa non ha funzionato negli ultimi anni negli enti locali? Perché hanno subito questa crisi o dovremmo dire di chi è la colpa? Ma sicuramente buona parte della colpa è delle scelte nazionali che hanno dichiarato il federalismo a parole, ma nei fatti c'è un centralismo che non c'è, diciamo, mai stato. Ma molto dipende anche dalla mancanza di un'adeguata cultura di governo degli amministratori locali, che sembrano sempre più spesso attenti a gestire l'esistenza che a impostare lo sviluppo futuro delle proprie comunità.